Dopo la morte di un orso marsicano investito la notte scorsa sull'autostrada 25 tra Avezzano e Celano, il WWF Abruzzo torna a denunciare gravi ritardi negli interventi di messa in sicurezza dei tratti autostradali in un territorio che rappresenta una delle aree chiave per la sopravvivenza e l'espansione di questa specie, che rischia l'estinzione visto che di orso bruno marsicano sono rimasti meno di 60 esemplari. Purtroppo siamo di nuovo a parlare della morte annunciata di un orso, l'orso investito sull'autostrada A25 in aree vicine a quelle già segnalate qualche tempo fa. Dal 1970 ad oggi sono morti 129 orsi e solo il 20% per cause naturali. Il restante 80% è imputabile indirettamente o direttamente ad azioni antropiche. Spiace dover constatare che questa morte era una di quelle che poteva essere evitata. La messa in sicurezza delle infrastrutture lineari è nota, le azioni da fare sono presenti in copiosa bibliografia. Basta metterle in atto, recinzioni elettrificate, sottopassi, ecodotti, ma bisogna indirizzare i finanziamenti perché questa popolazione di orso venga messa in sicurezza. Tutti dobbiamo fare la nostra parte se vogliamo che l'orso marsicano, specie unica al mondo, resti il simbolo della regione Abruzzo. Devono farla la parte le associazioni, le istituzioni e anche i privati che in qualche modo interferiscono con la popolazione. La popolazione di orso si può salvare solo se possiamo garantire l'espansione del suo areale in aree che ad oggi non sono colonizzate. Per questo serve uno sforzo di tutto il territorio.